centrale Fight Club dove lavoro. Salve a tutti, puntata di un orario del primo di agosto, martedì. Appena finisco qua, ecco, allora, prima di tutto mettiamo gli occhiali. Allora, diciamo che ieri ho fatto un po' un casino con la serie TV. Se qualcuno l'ha visto, e se non l'avete visto, botte, perché non si può non guardare lunedì dopo un film. Ecco, c'è uno, guardate, un sacco di stronzate magari, però magari le cose docufilm che vi faccio vedere io col cazzo, vabbè, diciamo, perché però magari non vi perdete l'ultima puntata di, che ne so, o l'ultima, cioè una puntata di L'isola degli imbecilli. Fin qui, so, la vedevo più, la trovo più di questa, che dice tutto il tempo che è bravo il cane, e cioè qualcosa mi dice che c'è o Sandrone o l'altro gatto, perché vedo che c'è la fila praticamente. Chi sei? Sandrone, ok, Sandrone sicuro. E ho trovato il casino, ma un attimo che magari se mi facessero tipo passare, che mi è anche un po' rotto i coglioni. Ok, passo di qua. E allora stavo dicendo che praticamente dico, ecco, magari vi perdete, so, porta a porta o state boiate, ecco, però non vedo film, no, vabbè, diciamo perdere, cioè chi segue il sottoscritto, cioè lunedì dovrebbe cerchiarselo in rosso, lunedì sera vedersi la Fornace di V alle 9:15 di sera, ovviamente vi dico di sera, vabbè, cioè dovrebbe proprio come tassativo morale. Ecco, vabbè, niente, comunque, ecco, ieri ho fatto un po' un casino perché mi ero dimenticato di togliere la programmazione della settimana scorsa, quindi un attimo, si è visto un'altra volta l'inizio di America, vabbè, mi sono un attimo dimenticato, vabbè, capito. Comunque è stato, l'ho prontamente rimosso e smesso, insomma, quello che in realtà ci doveva essere pure cioè ieri. Stavo dicendo un discorso bene, e quindi così questa mattina siamo andati al mercato, e che c'è mercatino, più che mercato tipo mercatino organizzato dalla CIA, che non è che Tausiso conosce bene, ma non intendo la Central Intelligence Agency, non quella famosa, insomma, quella un po' meno famosa, che è Confederazione, credo che stia per gli italiani agricoltori, e quella CIA, la CIA che piace a noi. Sì, no, stava, ecco, in giro, basta, non ha detto niente. Quindi siamo andati là, insomma, la mia compagna ha sostanzialmente fatto spesa, e quindi vabbè, sì, che credo sia una caratteristica del martedì, credo,
praticamente il martedì dovrebbe esserci questo mercatino con 4-5 bancarelle varie, le varie credo aziende agricole che portano i propri prodotti, ovviamente paghi, però insomma, cioè, almeno lo dai all'azienda agricola e non lo dai i soldi alla Conad, alla Coop, al Despar, insomma questi qua, questi grandi gruppi li dai insomma direttamente al contadino, che forse è un pelino meglio. L'unica cosa che ho scoperto è che praticamente in questo periodo, ma c'è gente che ti viene addosso nonostante tu stai facendo la tua strada. Oh, questo pure. Uno a proposito proprio stamattina, mentre stavo prendendo il corriere, cioè io stavo lì che facevo così, questo qua proprio diretto, cioè io mi sono dovuto scansare perché lui non si scansava, e lui per forza doveva passare lì, che oltretutto lui non doveva passare lì perché doveva andare tutt'altra parte, cioè quel marciapiede è per chi sta aspettando la corriera, non per chi sta passeggiando. Ah, cazzo, cioè non capivo perché mi sono dovuto spostare io, infatti tutto di questo è scemo. Oh, vabbè. E quindi ecco, quindi insomma abbiamo fatto così, ovviamente siamo andati in centro con Bluetta. Che per chi salterà fuori ecomaniaco, ecopazzoide, ecorincoglionito, salterà fuori, vi ricordo che la mia macchina sotto una certa velocità va con uno dei due motori elettrici, cioè uno dei due motori, uno dei tre motori, due sono elettrici, uno è a benzina, per cui sostanzialmente poi soprattutto a quelle velocità credo che l'ho utilizzato un secondo credo che l'ho utilizzato poco e niente il motore a benzina, per cui sostanzialmente mi sono mosso in elettrico. E invece per chi è di quelli che, allora io come vi ho già detto, per certi versi ci sta, cioè io sono molto d'accordo con sta cosa di adesso sta ecoanzia, che poi oltretutto mi vedevo quel video, quella lì della, che l'avevo parlato in un precedente onorato, oltretutto se voi guardate bene non piange, cioè fa delle lacrime finte, fa proprio, è proprio una sceneggiata proprio napoletana, diciamoci così come stanno, cioè la cosiddetta sceneggiata napoletana. Lo so, ma adesso quelli che sono sotto Firenze si incazzeranno, e il sottoscritto, pazienza, però così è, di solito so quelle sceneggiate diciamo dette napoletane, ma direi da Roma in giù, no? Del pianto finto. Voi vedete, non si passa mai la cosa sugli occhi, quindi qui non sta lacrimando, passa solo così, e così sono buono anch'io a far finta di stare a piangere, eh? Sono buoni tutti, è di una cazzata, e fa lo stesso anche il ministro, per cui io spero con tutto il cuore che il ministro pure abbia fatto così, giusto per far vedere, giusto per fargli intendere a quelli che non è senza cuore, e se no altrimenti se avesse pianto niente dice ah guardalo questo è senza cuore, però non piange nemmeno lui, eh. Bene, questo diciamo nel mio coso, tutto governo, ripeto, io non ho votato nessuno di questi dei partiti
presenti in Parlamento, né della, né della, della passata legislatura né di questa. Ecco, per cui figuriamoci se il mio governo non mi rappresenta assolutamente, ma non mi rappresenta nessuno dei parlamentari presenti. E cioè, però almeno, ecco, almeno questo, almeno, ecco, siamo caduti, almeno forse non è caduto proprio nella trappola, insomma, ha fatto, anzi, così, ah, vedi, ministro, anzi potrà dire sempre, ah, vedi, io mi sono commosso, in cui non potevo, infatti forse l'avevo anche detto, mi pare, in un cosa, dicendo, ma io pianto, io mi sono commosso, per cui, però insomma si vede proprio un miglio che lei soprattutto, lei sta proprio fingendo, non sta piangendo minimamente, per cui, vabbè, lasciamo perdere, io ne so qualcosa che vuol dire piangere al dirotto, ne so veramente qualcosa, purtroppo ne so qualcosa. E adesso faccio anch'io, no, purtroppo mi viene per davvero, però purtroppo mi vengono giù lacrime vene, ma ecco, quando penso a ste robe poi meglio che non ci penso. E siccome sono quasi arrivato, cerco di tagliare, ed invece, ecco, per certi versi sono abbastanza d'accordo, il fatto, insomma, che tutta sta cosa, cioè è caldo, estate, fine, stop, non è più estate di sempre o stronzate del genere, però il discorso delle macchine elettriche, e sono un po' meno per un motivo, perché uno, sono uno strumento tecnologico e io sono un amante della tecnologia, per cui abbiate pazienza per me, e poi lo vedo che con la mia, che non è totalmente elettrica, però per appunto ha una parte che lo è, e signori, cioè io lo vedo con qualsiasi altra macchina, cioè questa c'è una spinta in più, si vede un miglio, questa c'è una spinta in più, capisco, cioè quando c'ha la propulsione, diciamo, elettrica, cazzo, cioè la coppia gli arriva subito, Cristo, cioè è tutta un'altra roba, cioè, ripeto, per avere prestazioni simili forse dovrei avere una Lamborghini, una Maserati, una Bugatti, ecco, per cui di che cazzo stiamo parlando, ecco, vabbè, per cui questo, basta, io credo di essere sostanzialmente arrivato, senza credo sono arrivato, quindi non mi viene in mente altro se non che basta, fammi un po' pensare se sto dimenticando qualcosa, e in mente niente, oggi siamo andati là, poi dopo, ecco, sono partito per un lavoro, ho fatto un po', poi eccoci qua, ho fatto il mio orario, così recupero anche un pochettino le extra ore che ho in più, probabilmente recupererò qualcosa anche per la settimana in chiusura, e vabbè, domani insomma abbiamo invece un po' da girare, ma vabbè, insomma, vi forse racconterò. Ciao, aspetta, forse se levo vedo qualcosa.